Benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio far vedere un video diverso dal solito, che non faccio quasi mai, un video haul. Voglio far vedere i miei acquisti che ho fatto quest'estate. La maggioranza di vestiti che vi farò vedere comunque sono stati già indossati. Passiamo con il primo capo. Ho preso questa bellissima maglietta qua rossa, fatta così, di questa lunghezza qui, è fatta di un cotone molto leggero, tipo lino, ma non è lino, fatta con tutto questo pizzo qui, molto bello, a giro, largo, e sotto va a finire così con del pizzo. È veramente un capo molto molto bello, è fresca e leggera. E questa l'ho pagata all'incirca 6 euro, l'ho acquistata da un negozio di cinesi, ha un drappeggio qui dietro, fatto così, è veramente molto bella. Di questo modello qua ne ho acquistati due, una rossa e una bianca, però quella bianca, a differenza di quella rossa, è più corta, anche se è fatto di un tessuto leggero, di pizzo, come si usa quest'anno. È veramente molto fresca e poi mi piace un sacco, veramente, perché comunque è un capo che lo puoi abbinare un po' su tutto. Poi ho preso questa camicetta, anzi maglietta blu, fatta così, di questo bel blu elettrico, fatto tutta sì la manica che il collo, fatto tutta, diciamo, a retina, in questa maniera qui. Molto leggera, ha la particolarità del tessuto fatto così, non so se riuscite a vederlo, poi in basso finisce che si allaccia al lato, è veramente molto fresca, è larga, è comoda, cioè veste veramente bene. A me piace portarla comunque non molto aderente, ma un po' svasata, così ti puoi muovere, ti dà quel senso di freschezza. E anche questa l'ho pagata all'incirca 10 euro. Poi ho acquistato quest'altra maglietta qui, rossa e bianca, molto bella anch'essa, ha la particolarità delle maniche, adesso vi faccio vedere, che lasciano l'occhiello aperto così sopra, qui entra la manica, qui sopra la spalla si intravede, e hanno questo richiamo qui, tipo metallico, al girocolla. Ed è molto bella, è di un cotone molto leggero e molto fresca, e anche essa mi piace tantissimo. Veste veramente comoda, già l'ho messa un paio di volte ed è veramente bella. Poi questa camicetta qui è tipo lino, molto semplice, fresca, rossa, vedete che carina che è, la metto così se si può vedere bene, ha la particolarità delle maniche l'elastico, ma è un elastico morbido che non stringe, non dà fastidio, non segna il braccio ed è molto bella. Questa qui l'ho acquistata da Piazza Italia e c'era veramente di tanti colori, c'era rossa, azzurra, blu, bianca, è molto bella, è fresca addosso e veste molto molto bene, veste e sfila anche molto la silhouette. Poi passiamo alle gonne. Da quando sono dimagrita ho l'opportunità di poter rimettermi di nuovo le gonne, anche minigonne, quello che comunque prima non facevo e per me è una grande rivincita. Adesso vi faccio vedere la prima, che è semplice, è una gonna nera, fatta così, nera, è di un cotone, diciamo, non troppo leggero, neanche troppo pesante, questa qua. Anch'essa è molto bella, questa l'ho acquistata lo stesso dai cinesi. Poi c'è questa qui che l'avete vista un casino di volte già in alcune foto che ho postato anche su Instagram. È fatta così come si usa quest'anno, è bianca e nera. Fa da un lato corto e poi da un altro lato a punta, tipo portafoglio, ma non lo è, fatto così. Così. Questo è di un cotone molto, molto morbido, veste veramente molto bene, ha dietro una cerniera, non tende a stringere o a farvi sembrare, diciamo, le maniglie dell'amore oppure i sassicciotti che escono fuori. È
È veramente molto bella e comoda, anche se l'ho acquistata dai cinesi. Poi ho preso quest'altra gonna qui che è a tubino e mi piace veramente tantissimo, sia per i colori che per il modello. Veste, diciamo, se la mettete più verso l'alto, a vita alta, se tendete a tirare un pochettino più su, un family gonna. È un tessuto elasticizzato, ha tutti questi drappeggi qui, fatta sul tessuto. È molto comoda, veste veramente molto bene, come un guanto, cioè vi modifica tutte le forme. È veramente comoda, anche nei movimenti, quanto vi muovete, a differenza di quest'altra qui, bianca e nera, che a differenza che questa qui, quando comunque ti siedi anche in macchina, tende a stringere alla parte qua delle cosce, proprio per la particolarità della gonna che è fatta da un lato a punta. Per questo diciamo, quando si entra anche in macchina o si cammina, leggermente ti stringe le gambe nei movimenti. Mentre sì, quella nera, che è questa qui blu, veste veramente come un guanto, ti avvolge e dà proprio un effetto anche dimagrante. Mi piace tantissimo. In effetti, ho questa blu l'ho abbinata con quella casacca, oppure mi piace anche tanto con quella maglietta di pizzo bianca, che mi piace molto. Poi vi voglio far vedere quello che ho acquistato. Ho acquistato questi bellissimi zatteroni qui, neri, alti, sono fatti tutti di camoscio. Hanno questo diadema qui, tutto sbrilluccicoso, e sono veramente molto belli. Sono all'incirca 15 cm, soprattutto sono comodi, cioè che è una cosa da non sottovalutare. Vedete? E anche questi li ho acquistati dai cinesi, li ho pagati all'incirca 20 euro. Questi sono stati comunque i miei acquisti, riguardando comunque l'abbigliamento e le scarpe. In più, mio marito mi ha regalato, questa qui, che è una bambola fatta tutta con un tessuto da sposa laminato, fatta così, per mettere i miei gioielli, sopra, i miei bijou. Alcune cose comunque già li conoscete, i miei classici cerchioni che indosso sempre, le stelle, le farfalle, gli orecchini che tutti odiano, questi qui grandi e anche quei bianchi che a me piacciono tantissimo. Questi sono stati comunque ciò che ho acquistato, anche questa collana che indosso, che ho anche gli orecchini uguali che non trovo, questi orecchini qui che è una parure composta da tre paio di orecchini, sarebbero due di quei grandi, due di quei piccoli e due di, cioè due di quei medi e quei due di quei piccoli che ho io adesso indosso. E questi qui li ho acquistati in Slovenia. Questi sono stati i miei acquisti che ho fatto. E poi, scusatemi se esco dalla camera. Poi mi stavo dimenticando di prendere un altro prodotto che ho acquistato. Ho acquistato questi bellissimi infradito qua, vedete quanto sono belle. Così, tutte sbrilluccicose. Queste le ho acquistate da Piazza Italia, le ho pagate, se non erro, 15 euro. L'unico problema è che adesso sono nuove, questo è stato l'unico prodotto che non ho indossato. Al momento in cui lo sono andata a comprare, avevo leggermente i piedi gonfi perché faceva veramente tanto caldo. E ho preso un numero 40, che io di solito calzo un 38-39, dipende dai modelli, adesso che comunque sono dimagrita. E sinceramente mi vanno leggermente larghe e un po' le perdo dei piedi. Adesso non so se metterle per casa o regalarle o tenerle così, non so. Comunque, questi sono stati i miei acquisti. Questo è stato il mio video haul, il mio primo video haul che vi ho fatto vedere. Scusatemi se non sono stata tanto sciolta, ma comunque, dopo tanto tempo che non giro video, faccio una tipologia di video nuovo, mi rendo un po' così anche in imbarazzo a poterli girare. Vi do un grandissimo bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!